In Vaticano un incontro cordiale ma dai forti contenuti, quello tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita di congedo al termine del settennato trascorso al Quirinale. 45 minuti di colloquio privato nello studio del Pontefice, in cui si è parlato della situazione sociale dell'Italia, alle prese con i problemi della pandemia e del calo demografico, ma anche di temi internazionali, con speciale attenzione all'Africa, alle migrazioni e ai valori della democrazia in Europa. Per l'occasione il presidente Mattarella ha donato al Papa una stampa della veduta di Roma dal Quirinale ed un volume sulla Madonna del Cucito, custodita nel palazzo che fu dei Pontefici. Il Papa ha ricambiato con una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro e una copia in anteprima del Messaggio per la Pace 2022, appena firmata, che ha molto colpito il presidente Mattarella. Grazie molto, grazie. Grazie, questo è un appello per quel che dicevamo che è fondamentale. Al termine del faccia a faccia, il Presidente della Repubblica ha presentato al Papa i suoi familiari, la figlia Laura e i 6 nipoti, e poi tutti i consiglieri del Quirinale e le persone al seguito. Come fa spesso, Papa Francesco ha chiesto di pregare per lui. E preghi per me, non dimenticarsi. Infine il commiato, da cui si è percepita la grande sintonia tra i due capi di Stato. Il meglio, la testimonianza. Grazie, Francesco. Grazie davvero molto. Grazie.